Don Trevigiore è anche un illustre poeta. Grazie, no, non presumo questo. E dunque, io non attingo vero ai vertici filosofici come Heidegger, che ha fatto il professor Simi, insomma esprimo quello che è il mio pensiero, il mio sentimento. E anzitutto, ecco, volevo esternare due sentimenti che provo profondamente in questo momento, uno di gioia e uno di amarezza, di tristezza. È di gioia vedere che c'è ancora qualcuno, un gruppo che ama la poesia, che continua a portare avanti questo discorso. Ecco, rendo un merito al professor Simi, vero, che è il fondatore e presidente di questa associazione, che si batte ogni anno. Noi abbiamo passato, in questo è il 23esimo giorno, e insieme abbiamo passato un po' in tutta Italia, perché siamo stati fino a vero a Fermo, a Lecce, dove siamo, a Guardia Fiera, eccetera. Tutti siete di umani. Ecco, e abbiamo avuto incontri bellissimi, in sale piene, entusiaste, eccetera. Ecco, il sentimento di gioia è di constatare che c'è ancora qualcuno che crede nella poesia. Il sentimento di tristezza è quello di vedere poca gente e soprattutto pochi, quasi nessun giovane. Ecco, questo mi fa pensare tristemente che questa associazione sia in via di estinzione. Non vorrei che fosse così, ma ho paura, insomma, perché in realtà... ora non è che sia da presumere che anche in queste riunioni di poesia siano affollatissime come uno stadio, però che ci fosse più gente, vero? Questo mi sarebbe auspicabile. Va bene, passo adesso a dare un mio pensiero sulla poesia, ma voglio premetterne un giudizio che non è mio. Io ho chiesto a un amico e poeta qui presente, Alfredo Modenato, mi pare è vincitore di una poesia, di un concorso che si premierà la prossima domenica, mi pare, vero, di la poesia religiosa. Ecco, lui ha partecipato, mi pare che sia arrivato dai primi. Ecco, ho chiesto a lui un giudizio e lo premetto a quello che sarà poi il mio pensiero. Per me, dice Modenato, la poesia è il dono di scrivere i soliloqui del pensiero e dell'animo, elaborati nei momenti in cui si riesce a trovare un po' di riposo al nostro faticoso cammino sulle varie strade della sopravvivenza. E questo dono non è appannaggio di alcuni, come si potrebbe credere, ma di tutti, anche se non riescono ad esternare i sentimenti, ma li percepiscono nel loro intimo e forse anche più incisivamente. La poesia è dunque il canto della nostra esistenza, che dobbiamo coltivare dentro e fuori di noi per dar modo di diffondere e di coagulare nella società i sentimenti di amicizia, di fratellanza, di giustizia e di amore. Tanti sono gli aspetti che mettono in crisi quest'arte: la grande fretta della novità, creduta panacea al rallentamento del progresso, poco controllato, l'edonismo personale, la corsa alla ricchezza su qualsiasi incontrollato mezzo e della tambureggiante pubblicità sulle chiuse strade della alla moralità. Non usiamo più del tempo, ma da lui ne siamo tutti simili. Dal verbo greco sembra derivi questa parola, da poiein, che vuol dire proprio fare, costruire, edificare. Ecco, per gli antichi il poeta era un costruttore, un autore di azioni nobili. Raggiunse le più alte vette con l'epica, la lirica dei greci. A Roma si svilupparono tutti i rami della poesia e in Italia ebbe la sua rinascenza con la formazione del volgare a Firenze e nella scuola toscana. Ecco, ricordiamo, in Grecia sorse l'epica con Omero, la lirica con Pindaro, Saffo, Tirteo, Anacreonte, Teocrito, eccetera, la didascalica con Esiodo. A Roma l'epica con Virgilio, la drammatica con Plauto, la lirica con Ovidio, Tibullo, Orazio e altri, e la didascalica con Lucrezio. Dunque, la vera poesia presuppone, a mio avviso, l'ispirazione.
non è mai una pedante elaborazione del pensiero, semmai è folgorazione, è creazione, che si esprime spesso con la metafora. Esula comunque dal sentimentalismo, dal ragionamento e dal convenzionalismo. Può essere in rima o in assonanza, ma non si lega necessariamente alla forma. Può esprimersi in versi o anche in prosa. Ecco, cito ad esempio ancora una volta il monologo di Molly nell'ultima pagina dell'Ulisse di Joyce. Per me quella è alta poesia in prosa. La poesia è sintesi più che analisi. Faccio un esempio banale ma conosciuto. Ehi tu. Vedete, Manzoni con quattro sillabe riassume una vita, un personaggio, un grande personaggio. Un altro esempio, Tindari, mite, ti so. Questo è Quasimodo, che con questo verso primo della sua poesia sintetizza un paese, un clima della Sicilia. Oppure, poesia nota a tutti per la sua brevità, incisività, mi illumino d'immenso, dove Ungaretti coglie uno stato d'animo e la poesia ha molteplici rami, vero? Come abbiamo accennato, può essere oggi, tengono testo, vero, nella preghiera della Chiesa, può essere patetica, surreale, fantastica, tutto quello che volete, ma è sempre una incarnazione della parola, con la P maiuscola. Ecco, verbum caro, diciamo, la parola che si fa carne. E qui il suo Vangelo è altissima poesia. Il principio era il verbo era presso Dio, eccetera. Un'altra poesia bellissima è il Cantico di Maria, il Magnifica. Per me è una poesia inarrivabile quella, anche per i concetti che sintetizza. Dunque, è la fonte della comunicazione più profonda che l'uomo abbia potuto inventare. Questi sono modesti pensieri che ho elaborato, non so se sono...